alle nostre illustri ospiti. Allora comincio io, anche se il mio ruolo è quello di presentare, era quello di presentare Elisabetta Rasì, che è stata già presentata molto bene. Io posso solo aggiungere che Elisabetta ha al suo attivo moltissimi, nella sua produzione, moltissimi romanzi, in parte alcuni autobiografici, ma poi vedremo in che senso. Me ne cito qualcuno: L'estranea, Memorie di una lettrice notturna, Figure della melanconia. Questo lo sottolineo perché mi interessa molto. Elisabetta, come è stato detto, più che di femminismo, si è occupata di women studies, quello che ormai si dice gender studies, no? Di studi di genere, e la sua scrittura sa affronta molto esplicitamente questo problema dei gender studies, che è. Non è soltanto una questione di genere maschile e femminile, ma è molto più complessa ed è legata al ruolo, cioè alla posizione di una donna all'interno di una comunità. E infatti, non a caso, Le Disobbedienti parte dal 600 e arriva al 900, cioè parte da una figura che molti di noi conoscono, che è Artemisia Gentileschi, che è la fondatrice del barocco, correggimi se. Uno degli Sì, esponenti. è una, sì, no, è una delle fondatrici, si può dire che è una delle fondatrici del barocco, quindi siamo nel 600, periodo dell'Inquisizione, e arriviamo fino a Frida Kahlo, quindi nazismo, e il capitolo dedicato a Frida Kahlo cita anche Breton, Trotsky e il New Mexico, dove Frida Kahlo viveva. Ognuna di queste pittrici ha accanto un nome che indica la caratteristica della loro personalità. Quindi le trovate Coraggio, Artemisia Gentileschi, Tenacia, Elisabeth Lebrun, Irrequietezza, George Morisot, Ribellione, Suzanne Valadon, e Resistenza, non ce n'è ancora una, Charlotte Salomon, e Passione, Frida Kahlo. Un altro punto che voglio sottolineare è che tutte queste figure sono affrontate dal punto di vista anche dell'autoritratto, cioè Elisabetta analizza gli autoritratti che queste donne lasciano, e cerca di capire che rapporto c'è tra quello che sono e quello che l'autoritratto ci consegna della loro personalità. Quindi è un lavoro molto molto complesso. In questo senso, per lasciare spazio a chi è l'autrice e non soltanto la valletta presentatrice, volevo chiedere, si è parlato di autobiografia, di tendenza all'autobiografia. Io non sono così convinta, ma non importa, ognuno ha le sue convinzioni. Io volevo chiedere a Elisabetta, a quale delle sei pittrici ti senti più vicina e perché? Si è sentito, ma mi sono spostata, sì. A quale ti senti più vicina e perché? Allora, intanto buonasera, grazie alle persone che hanno reso possibile questo incontro. Sono molto felice di essere qui questa sera. Ringrazio il Rotary e le persone che hanno preso contatto con me, il dottor Cesare Girello, la banca che ci ospita, l'assessore, la mia presentatrice, il direttore del Rotary e tutti quanti che hanno contribuito a creare questo incontro così per me interessante. E ringrazio naturalmente tutti voi che siete così gentilmente numerosi stasera. Allora, io però mi fa piacere la domanda che mi ha posto Barbara Lanati.
però vorrei in un certo senso rassicurarvi. Cioè, questo libro non è un libro di storia dell'arte, non è un appendice a un manuale di storia dell'arte, sono sei storie, sono sei piccoli romanzi di vite di donna, cioè questo è un po' il senso di questo libro. Devo dire che non è tanto merito mio quanto merito di queste donne che hanno vissuto queste vite così avventurose. Cioè, io sono stata, come dire, tirata per i capelli, no? A raccontare le loro storie, perché sono rimasta io per prima affascinata dalla ricchezza, dall'originalità, dalle qualità di queste donne in delle vite che sono tutte vite molto avventurose, molto faticose, molto tempestose. Però ha ragione Barbara Lanati, cioè sono vite in una comunità, cioè sì, gender studies, ma non è che si tratta di gender studies qui, perché si tratta di storie di donne, di corpi di donne in un mondo fatto di altre donne, ma anche e soprattutto di altri uomini, no? Allora, per esempio, Artemisia, voi tutti lo sapete perché sono stati fatti tanti libri, tanti film, no, ma insomma se ne è parlato molto, è stata stuprata a 18 anni, ma non c'era solo il suo stupratore, per esempio c'era suo padre, che era un grande pittore, Orazio Gentileschi, che aveva tre figli, due maschi e una femmina. Cosa succede? Succede che i maschi che lui voleva avviare al suo lavoro, perché veniva da una famiglia d'artisti, allora nel 600, come usava, le famiglie trasmettevano il lavoro di generazione in generazione. I maschi non hanno voglia di fare niente e lui si accorge con un certo sgomento che l'unica che ha ereditato il suo talento è la femmina. Dubbio, tormento. Com'è possibile? La devo far sposare? Le devo impedire di toccare i pennelli? No, facciamola diventare un'artista. E lì ne decreta in un certo senso la fortuna e la disgrazia, perché poi Orazio era un bravissimo pittore di figura, non era altrettanto bravo nei paesaggi. Artemisia, fin da ragazzina, quando giocava, pasticciava con i colori del padre, era brava nelle figure, lui decide di affidarla a questo Agostino Tassi, che è un ottimo pittore di paesaggi, era un avventuriero. E per farvi capire come veramente sono romanzesche, non solo quella di Artemisia, ma quella di Artemisia che è la prima da cui parto, uno pensa all'ambiente dell'arte. Beh, l'ambiente dell'arte in questa Roma fervida del Seicento, la Roma di Caravaggio per capirsi, e di altri grandissimi artisti, i pittori in questa Roma erano assolutamente contigui alla piccola malavita. Non a caso Caravaggio in una rissa ammazza un uomo e deve scappare, no? Cioè, non pensate che siamo ai piani alti della società. Siamo ai piani alti quando il marchese del momento, l'alto prelato, il cardinale, li invita nel suo palazzo e gli dice: fammi il ritratto, affrescami questa parete. Ma se no siamo proprio nel sottosuolo della società. E Artemisia cresce in questo sottosuolo. E è una bella ragazza, procace, piena a sua volta di desiderio, e deve difendersi da questo mondo mentre diventa un artista. Questo solo per dire, diciamo, la complessità di queste storie. E sono tutte delle storie molto complesse. Barbara Lanati mi ha chiesto: a chi ti senti più vicina? Beh, diciamo la verità, io mi sento più vicina a quella da cui questo libro è cominciato, che è in realtà una borghese, ed è quella un po' più vicina alla mia vita, cioè Berthe Morisot. Però anche Berthe Morisot, siamo alla metà dell'Ottocento, un po' dopo la metà dell'Ottocento in Francia, una borghese, ma il fatto di essere una borghese, certo, non ha le difficoltà che conosce Artemisia, ma non è che la facilita, perché cosa succede a Berthe Morisot? Succede che, essendo una ragazza di buona famiglia, la madre, per farle fare un matrimonio conveniente, decide di far insegnare a lei e alle sue sorelle delle cose che le rendano delle perfette padrone di casa: un po' di pianoforte, il ricamo, qualche lezione di danza, qualche lezione così di cultura generale e anche qualche lezione di disegno. Ma è così, è un'educazione femminile per diventare delle buone mogli e madri. Cosa succede? Succede che
Bert si scopre una vocazione, la madre impazzisce dalla rabbia, fa di tutto per bloccare questa vocazione. Questo è molto interessante. Questa ragazza insiste, le due sorelle si sposano, lei insiste a voler fare la pittrice, anche perché c'è stato un incontro fatale. Mentre lei va al Louvre a copiare, il Louvre, pensate, aveva dei saloni pieni di giovani aspiranti pittori che copiavano i grandi quadri, in genere maschi, qualche donna, perché le donne potevano fare le pittrici, in genere facevano le ritrattiste di bambini oppure facevano le decoratrici. Comunque lei è lì, appare ai suoi occhi un giovane uomo tanto affascinante quanto famoso e discusso e circondato da un alone di scandalo, che è Édouard Manet. Comincia uno strano sodalizio fatto di attrazione, passione repressa. Pensate che Édouard Manet fa quasi una quindicina di ritratti di Bert, tant'è vero che la mia curiosità per Bert Morisot, che poi è all'origine di tutto questo lavoro, comincia da una mostra di Manet che vidi a Parigi tanti anni fa, in cui c'erano una serie di ritratti di una donna bellissima, uno tutto scuro, veramente si sentiva una specie di ardore nella figura femminile, ma anche nel pittore che l'aveva dipinta. Un altro della stessa donna, invece, tutta vestita di bianco, abbandonata languidamente su un canapè. Chi era questa donna? Non era una modella, era una pittrice a sua volta. Lì mi è venuta la curiosità di saperne di più e ho scoperto questa vita abbastanza straordinaria, perché lei si ostina a voler diventare pittrice, entra in un conflitto terribile con la madre, diventa abbastanza anoressica, soffre di emicrania, ma non demorde dal suo proposito, impara anche da Manet, perché poi Manet, facendo le ritratti, Manet più vecchio di lei ovviamente, le fa delle involontarie lezioni di pittura, ma lei farà una pittura molto diversa da Manet. Cioè comincia uno strano rapporto di attrazione e repulsione che poi segnerà la sua vita, perché Manet era già sposato, ovviamente non si potevano sposare, lei sposerà il fratello di Manet, cioè lei vuole diventare una Manet. Cioè quindi una storia anche questa molto avventurosa, e lei sarà, grazie alla sua ostinazione, l'unica donna presente in quella esposizione di pittori indipendenti destinata a passare alla storia, perché sarà la prima, nel 1874, la prima esposizione degli impressionisti. Guardate, esposizione dove loro vengono sbertucciati, insultati, derisi in tutti i modi, e Bert in particolare, le dicono che è una pazza, una donna di malaffare perché partecipa a questo tipo di pittura. Lei non retrocede neanche di fronte a questi insulti, a queste aggressioni. Quindi anche questa è una storia romanzesca. Romanzesca è la storia di Elisabeth Vigée-Lebrun, che diventa orfana di un padre acquarellista, un patrigno cattivo, comincia a lavorare a 14 anni facendo dei ritratti delle signore del bel mondo, è così brava che diventa la ritrattista, ve la faccio molto rapida, una storia in realtà lunga, la ritrattista di Maria Antonietta. Come fa a diventare, perché diventa la ritrattista ufficiale di Maria Antonietta, cioè riesce laddove tutta una serie di pittori più importanti, più conosciuti di lei avevano fallito? Perché Maria Antonietta aveva un problema. Oggi diremmo non era fotogenica, in realtà non veniva bene nei ritratti. Non era una donna brutta, perché aveva una bella figura slanciata, però aveva un viso molto lungo, una fronte eccessivamente alta. Insomma, lei doveva mandare un ritratto bello, affascinante, a sua madre, l'imperatrice Maria Teresa, a Vienna. Era arrivata in Francia, che era giovanissima, quindi era anche un po' goffa, non amata dalla corte. I pittori la dipingono brutta, arriva Elisabeth e finalmente lei si piace in questo dipinto, e Elisabeth diventa finalmente la pittrice ufficiale della regina, se non che cosa succede? Scoppia la rivoluzione. A quel punto lei non vuole cambiare casacca, come farà suo marito, come farà suo fratello, come farà una sua rivale che pure dipingeva tutti gli aristocratici, e sceglie l'esilio.
Scappa, lei è una bambina di pochi anni e una babysitter, perché sennò non avrebbe potuto lavorare, e passa 13 anni di corte in corte europea. Pensate che cos'era viaggiare a quei tempi, cosa significava con le tempeste, con il ghiaccio, con il gelo. Il mio libro, per esempio, si apre proprio su un viaggio, una lettera che scrive il marito di Artemisia a un altro gentiluomo che poi sarà invece un grande amore di Artemisia stessa, e racconta un viaggio a cavallo da Firenze e a Roma nel ghiaccio, dove a un certo punto il cavallo di Artemisia mette un piede in fallo e precipita, no? Lei dice, quella donna non aveva paura di niente, riacchiappa il cavallo, risale in sella e procede. Ma i viaggi sono tutti così, se non è un cavallo è una diligenza squinternata. Elisabeth Vigée-Lebrun gira tutta l'Europa per 13 anni con la figlia e la tata al seguito e diventa una pittrice importantissima, anche perché importantissima, perché diventa in qualche, cioè, tutto l'insieme del suo lavoro, lei è una ritrattista soprattutto, è un affresco in fondo di un mondo che di lì a poco la modernità cancellerà, abolirà. Quindi la sua opera non solo è importante per la qualità, ma anche perché ci racconta quel mondo di una aristocrazia che poi sarebbe scomparsa, no? Ce lo racconta nei suoi vestiti, nelle sue pettinature. Tra l'altro lei, la madre era parrucchiera, lei aveva anche per le acconciature, non faceva incipriare i capelli delle dame, inventa un po', è un po' lei a inventare la dama impero, insomma una vita molto avventurosa, avventurosissima la vita di Suzanne Valadon, figlia di una ragazza madre che deve scappare dalla provincia, va a fare la cameriera a Parigi, in un quartiere che allora sembrava ancora un po' campagna perché c'erano dei mulini, Montmartre, questi mulini smettono di produrre il grano e diventano il Moulin Rouge, il Moulin de la Galette, perché siccome gli ambienti costano poco, gli artisti squattrinati vanno lì a cercarsi uno studio in vecchi granai, in vecchi locali abbandonati. Suzanne Valadon cresce in questo ambiente, comincia a lavorare a 7-8 anni, cresce per strada, comincia a fare dei lavori, fa aiutare al mercato.